Un caro saluto a tutti quanti voi, amici carissimi, andiamo a leggere il testo di oggi, tratto dalla prima epistola di Paolo a Timoteo, il capitolo 4, versetti 7 e 8. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. A mio parere, anche se c'è molta letteratura sulla spiritualità che sta venendo fuori, alla parola pietà, eusebeia in greco, che Paolo usa nella sua prima lettera a Timoteo, non viene data la dovuta importanza come disciplina spirituale. Il termine pietà è una parola che di solito viene definita come devozione religiosa e riverenza verso Dio. Ma invece di devozione religiosa, forse sarebbe più opportuno parlare di disciplina spirituale. Questa disciplina spirituale ha almeno due elementi che richiedono una pratica costante: la preghiera e la meditazione della parola di Dio, quindi la Sacra Bibbia. La preghiera può essere considerato il nervo sottile che muove il potente braccio di Dio. Leggere con uno studio sistematico la Bibbia a sua volta invece rende saggi, semplici e nutre l'uomo interiore. Qual è il risultato di tutto ciò? È il rafforzamento della comunione con Dio. L'opposto della pietà, vogliamo ricordarlo qui a titolo di cronaca, è l'empietà, una parola che indica qualcuno che non ha alcuna relazione con Dio. Per quanto riguarda la disciplina spirituale, la vita cosiddetta di devozione, ebbene, voglio proporvi tre considerazioni, tre aspetti. Il primo aspetto da considerare è il rifiuto di investire tempo in favole profane, di vecchie. La parola favola, mitos, è una parola che si riferisce sia alla mitologia greca che alle speculazioni giudaiche in cui si intrattenevano i falsi dottori. Ebbene, Timoteo doveva evitare storie inutili che sono come quelle che le donne anziane raccontano ai bambini. Queste favole sono profane perché non hanno alcun beneficio spirituale. Se non sono utili per la vita spirituale, e soprattutto se si tratta di credenti, di cristiani, ebbene, che devono dare una testimonianza del Vangelo, sono una perdita di tempo senza alcun significato. Al giorno d'oggi ci sono molti amanti della speculazione, c'è un'abbondanza di letteratura su persone che hanno sognato il paradiso e l'inferno. Questa letteratura va letteralmente a ruba, ma sono solo questo, cioè sogni e speculazioni, racconti privi di spiritualità. La verità è che tutto ciò che non ha alcuna base nella rivelazione biblica non vale la pena di sprecare invano il nostro tempo e persino il nostro denaro dietro a queste favole. Il secondo elemento che dobbiamo considerare è l'investimento di tempo nel rafforzare la pietà. Paolo parla di esercizio, usa l'espressione esercizio, cioè un termine ginnico, atletico, che parla appunto dell'esercizio fisico a cui gli atleti si sottoponevano per avere il loro corpo in buone condizioni. Per possedere quindi una spiritualità crescente, una giusta e buona comunione con Dio, abbiamo bisogno di esercitarci quotidianamente nella preghiera e nello studio sistematico della Bibbia. Ricordiamo che due funzioni primarie, secondo gli apostoli, riportate nel libro degli Atti, capitolo 6, versetti da 1 a 7, sono la preghiera e la predicazione della parola. Il predicatore della parola di Dio, il testimone della parola di Dio, è tenuto a maneggiare con cura la parola della verità. E in 2 Timoteo, capitolo 2, versetto 15, sta scritto: sii diligente nel presentarti approvato a Dio come un operaio che non si vergogna, che segue bene la parola della verità. Quindi, cari amici, il nostro dovere è quello di prenderci cura della vita spirituale, di rafforzarla come fa l'atleta con il suo corpo. Prendersi cura del corpo è un qualcosa di utile temporaneamente, mentre la disciplina spirituale influisce non solo sulla vita presente, ma anche su quella futura. La vera spiritualità produce effetti eterni. Ed eccoci giunti all'ultimo aspetto, il terzo da considerare, e cioè è una buona quello che dobbiamo considerare è la buona gestione del tempo che abbiamo. Dobbiamo riflettere su questa domanda: a cosa dedico il mio tempo? La gestione del tempo è un problema per molti di noi. Lo ripeto, gli apostoli stabilirono che la priorità era pregare e predicare la parola. La parola pietà parla della tua responsabilità verso te stesso, nel mantenerti in forma, prendendoti cura del tuo rapporto con Dio.
Ora, la priorità del cristiano ha due direzioni: verso Dio, esercitandosi nella pietà, cioè entrare in comunione con Lui, e verso se stesso, pregare e predicare, oltre che a insegnare la parola. Concludendo, cari amici, se vogliamo essere approvati da Dio, senza trascurare il nostro compito di testimoniare di Lui, prendiamoci cura del nostro rapporto con Lui. Esercitiamoci ogni giorno con esercizi spirituali come la preghiera e lo studio sistematico della Bibbia. Bene, mi fermo qui, ti auguro una buona giornata e possa il Signore benedirti grandemente.